Buongiorno a tutti. Mai e poi mai in vita mia avrei pensato di dare ragione a Polizio. Me ne vergogno, ma me ne vergogno tanto. Purtroppo devo dare ragione a Polizio, che domenica ha scritto sul giornale che sei un pessimo presidente. Non riesci a gestire e adesso ne hai dato dimostrazione, in quanto hai messo a votazione un capo, non erano presenti tre consiglieri comunali, li hai considerati in votazione, erano fuori, caro Larizza. Quando hai messo in votazione erano fuori e il capo veniva bocciato. Questo è un vizio. Su quello che fai sindaco, caro Pinocchio, pensa alle cose, perché le cose sono altre. Allora, io stamattina cercavo di non intervenire, me ne stavo calmo per un semplice motivo, perché siete diventati talmente bravi da fare gli indovini, ed è un esempio la delibera sugli immigrati. Siete stati così bravi da indovinare tre giorni prima quello che avrebbe approvato il Ministero degli Interni, per cui immagino che avete anche la capacità di approvare un bilancio vedendo le carte di gasolio ambiente senza averle. Tanto è vero che ci avete comunicato l'approvazione del bilancio fatto in giunta senza avere le carte di questa mattina, se approviamo o meno le tariffe. Caro sindaco, se qualcuno stamattina non ti avrebbe approvato le tariffe, tu quel bilancio non l'avessi potuto proprio presentare domani mattina. Però l'avete già votato, avete doti divinatorie, siete bravissimi. Io volevo semplicemente fare qualche domanda, probabilmente di carattere poco tecnico, perché non sono un esperto in materia. Mi risulta, può darsi anche sbagliando, che nel bilancio di previsione della gasolio ambiente era stato fatto una richiesta di un aumento di 180.000 euro per l'indennità ai dipendenti, tra cui è scaduto il contratto di lavoro e devono essere aggiornate le tariffe, per cui c'era un aumento dell'indennità per i dipendenti di gasolio ambiente. Mi risulta anche, portarsi sempre, ripeto, che mi sbaglio perché non essendo un tecnico non ne capisco tanto di bilancio e purtroppo non è colpa mia, e mi risulta anche che questo 1.200.000 euro che sarebbe questo famoso piano industriale presentato dal presidente di Gasolio Ambiente, di cui non cedo le dimissioni perché va a finire che se le chiedo io il sindaco se lo tiene solo per farmi un dispetto, ma con un piano industriale del genere io, se fossi il sindaco di Gasolio, l'avrei licenziato già da una vita, non adesso, una vita fa. Mi rendo conto che il sindaco queste cose non le può fare perché deve tenere delle cose, perché un piano industriale del genere presentato con una riduzione di 1.200.000 dove prevede tutta una serie di tagli per la razionalizzazione dei servizi e poi mi prevede l'esternalizzazione del servizio di servo, l'assunzione di 16 dipendenti e roba varia. Io vorrei capire, ma come comune, come controllo analogo, ma quale carte controllate di gasolio ambiente? Che cosa controllate di gasolio ambiente? Ma l'avete mai controllata? Perché se l'aveste controllata, probabilmente questi piani strategici per una società non sarebbero mai usciti fuori, perché non potevano uscire fuori. Vedi, purtroppo il bilancio è un atto fondamentale per la città e serve a tante cose, e gestirlo non è nemmeno semplice, tanto è vero che sono 200-300 pagine, si compone un bilancio, quindi diventa complicato anche andarlo a leggere, a capire di che cosa stiamo parlando. Per cui veramente stamattina sono in difficoltà, perché io ero convinto che quando siamo usciti dalla commissione capigruppo le carte non ci fossero, tanto è vero che siamo andati io, la consigliera Pagliuca, la consigliera Marro e la Vignati, siamo saliti sopra e ho detto: ma di che mi ravvegliate, tanto sopra non troviamo niente.
consigliere Pagliuca ha detto no, non può essere, sopra non abbiamo trovato un briciolo di carta. Le carte ci sono state consegnate con tutta calma, quindi se noi non siamo in grado di poter assolvere al nostro ruolo, e non parlo di opposizione, parlo di voi della maggioranza che vi assumete l'onere di votare certe cose, perché io questo atto sicuramente non lo voterò, ma voi della maggioranza che vi andate a votare, senza aver letto di che cosa state parlando, avete capito che rischiate, e non è la prima volta, perché vi ripeto, se avete un sindaco che vi fa una delibera, che propone una delibera in cui prevede 3 giorni prima che il Ministero degli Interni erogherà dei fondi e fa una delibera sugli immigrati di 560.000 euro approvando con date precedenti, voi vi dovreste avere paura di questa persona, per cui leggetevi le carte, non è la prima volta che ve lo dico, guardatevi le carte perché è pericoloso, il bilancio è una cosa seria. Grazie. Grazie consigliere Salvo.